Cosa intende quando parla di disponibilità totale da parte incondizionata da parte delle giocatrici che convocherai? Ma sì, perché credo che la nazionale è il sogno di ogni giocatore, di ogni giocatrice, è il massimo a cui uno sportivo può aspirare e quindi non è un club, non c'è un contratto, non è che uno cambia, uno può cambiare di club, nazionale è la squadra del suo paese, quindi la disponibilità incondizionata deve essere anche frutto di una fiducia che quello che le sarà chiesto non sarà una cosa assurda. Però deve essere incondizionata, perché se comincia no, ma io vorrei questo, io vorrei l'altro, no, non funziona. Io terrò conto, come sempre, al massimo dei problemi personali, del bisogno, sono giovani, quindi del tempo libero, eccetera, però quando si comincia a negoziare troppe cose diventa molto complicato. Livellamento per tutti, per tutto lo stesso trattamento. Sì, le giocatrici e i giocatori non sono tutti uguali, sono giocatori più importanti, giocatrici meno importanti. E la prima cosa che è chiaro in questo è il conto in banca, non è che sono tutti uguali. Però una nazionale deve avere riguardo verso tutte. Cioè, non che una giocatrice è più stanca dell'altra, però bisogna anche tenere conto di che ha fatto una giocatrice, un giocatore. Però non è uguale un giocatore che ha fatto la finale Scudetto, la finale Champions, la finale Coppa Italia, la finale a una che non lo fa. Non è uguale, non può essere uguale allora per tutte, tutto. Perché quelli che hanno giocato di più, che hanno avuto più logorio fisico e psicologico, va tenuto conto. Però in base a quello, io l'ho già fatto con la nazionale maschile. Chi ricorda bene, ricorda giocatori che erano molto importanti, che hanno cominciato ad allenare prima, perché la sua squadra non è arrivata in semifinale Scudetto. O non è arrivato in finale Scudetto, ma ricordo una volta con Gardino, una volta con Andrea Gianni e altri giocatori meno importanti che avevano giocato alla finale Scudetto che hanno avuto più vacanze. Cioè, va tenuto conto delle problematiche, non è tutti uguali in tutto e a tutti i sensi. E a sua volta, secondo me, la vita del collegiale non deve essere una vita di clausura quasi militare. Io per esempio l'ho detto anche nel settore giovanile, no? Quando facevano i primi menù sembravamo in ospedale. Poi i giocatori sono a casa e magari il giorno prima della partita hanno mangiato cotoletta alla milanese con patate fritte, nessuno lo sa perché erano a casa loro, no? Guai un gelato, cioè, a volte si esagera su queste cose e poi si lasciano correre altre cose più importanti in quanto alla tensione del fisico o cose varie, insomma. Tecnicamente ha sgombrato il campo questo problema che è sorto in quest'estate con Antropova e Gonu, quindi avremo due opposte e non saranno insieme in campo. Sì, ma io credo che adesso abbiamo un grosso vantaggio rispetto al passato. C'è fantavolley. C'è chi si può divertire al fantavolley, però ma neanche poi, lì si possono mettere insieme. Ah, non lo so, questa, io non gioco, però il volley vero io farò quello che serve alle squadre, se poi serve che giochino tutte e due, però è molto difficile per una giocatrice così giovane cambiare ruolo senza aver vissuto momenti di grande stress nel nuovo ruolo. Questo è un dettaglio che pochi tengono conto. Non basta fare le cose bene in condizioni facile, di tranquillità, bisogna farle in momenti difficili. Come facciamo a saperlo? Andiamo a una Olimpiade a provare? No, non andiamo a provare, andiamo su cose sicure. Velasco, come? Che gruppo si aspetta di trovare per le Olimpiadi? Che gruppo? Nostro? Sì. Ah, ma il gruppo non è che ci saranno moltissime varianti, ma un gruppo noi credo che saremo una preoccupazione degli altri, come le grandi squadre sono una grande preoccupazione per noi. Lo è la Serbia, lo è la Turchia, lo è gli Stati Uniti, lo è la Cina, sono tante squadre, ma noi saremo una preoccupazione per loro. Ma tutte le cose che si dicono prima non servono a niente, poi bisogna andare a giocare. Io non parlo mai prima, né a favore né contro, bisogna andare a giocare, però bisogna preparare le squadre per giocare partite in cui saremo in difficoltà. Questa è una cosa che i tifosi non tengono mai conto. Bisogna saper giocare anche quando si gioca male. Bisogna saper giocare male e non che tutto venga bene, perché quando non viene bene poi viene il panico. No, bisogna saper giocare anche male. Cosa si aspetta più dalle donne? Non dico apposta in meno, dall'allenare le donne. Cosa si aspetta in più? Che cosa chiede in più? E poi, riportando il termine generazione di fenomeni a cui lei si associa, cosa fa di un atleta un fenomeno? Ma io non mi associo.
No, lei è associata. No, no, mi associano. Mi associano. No, sempre colpa vostra. No. Io dico che i fenomeni, vabbè, l'altro giorno ho visto anche un titolo di questo ragazzo, no? Skinner marziano, sempre l'idea di chi fa grandi risultati è troppo poco normale. Sì. No? C'è sempre questa cosa qua, io non credo questo, non credo che sia un marziano e nemmeno Djokovic penso che sia un marziano, penso che è il più grande e credo che noi abbiamo ragazze forti, molto forti. Le donne hanno alcune virtù che sono indiscutibili, hanno maggiore capacità di lavoro, hanno maggiore applicazione, maggiore concentrazione, hanno un po', non so se peggio, però diverso, hanno un rapporto con l'errore un po' conflittivo. Con l'errore? Con l'errore. Non gli piace, a nessuno le piace sbagliare, ma alle donne meno che meno. Non gli piace sbagliare e non c'è possibile l'apprendimento senza passare per l'errore. Questa è una cosa che io cerco di insistere su loro. Perché per essere intraprendente, provare giocate nuove, attacchi nuovi, avere creatività bisogna passare per l'errore, l'errore non è una dimostrazione di incapacità, è parte di un processo dell'apprendimento. Velasco, ci dice come si è arrivati a questa richiesta di dimissioni da parte di Busto Arsizio? No, lasciamo, per favore. Ma almeno ci dice quanto... A me dispiace quanto... non dare carne ai lupi, ma che se allora, li cercano in bosco, proviamo, la carne. I lupi almeno che devono correre in mezzo al bosco. Beh, almeno la, no, almeno niente, almeno niente. Almeno subito, non parlo di quello, questo. Parlo della nazionale. Mi scusi. È un inizio di ma nazionale. È vicino il Busto, eh? No, Busto capito. È vicino, prenda la macchina, vada a Busto, avrà un sacco neanche di cose. Ci racconta la sua volontà, quanto è stata ha forte la sua volontà. Ha già incontrato le giocatrici della nazionale? Come? Le incontrate, cioè parlando di un rapporto individuale non l'ha ancora potuto costruire. No, non ho voluto. Non ha voluto. Assolutamente. Giulio, nell'89 fosse il papà di quella squadra, adesso potresti essere il papà più grande, quasi il nonno per la differenza di età. Come ti approccerai a questa nuova generazione? Ma è questo che mi tiene giovane. È proprio questo. Io i giocatori del settore giovanile, se mi davano del lei, le dicevo rischi essere escluso della nazionale, le dicevo. Poi ridevamo ovviamente, cioè, dammi del tu perché se no mi fai sentire vecchio. E avevano 16 anni. Per me è normale. Cerco di stabilire un rapporto in cui sia molto, tutto molto normale, tranquillo. Quando eri uno studente di filosofia sognavi la mansarda a Parigi, adesso per te Parigi cos'è? Adesso non sarà una mansarda, però forse un segno del destino che a questa età vado a giocarmi un'Olimpiada a Parigi. Veramente non ci avevo pensato a questo. È bella come cosa, perché è vero che io sognavo con andare a Parigi anche a lavare i piatti quando avevo 18 anni. Per la serie non è mai troppo tardi. Esatto, adesso vado a giocare un'Olimpiada, insomma c'è stato qualche progresso, diciamo. Ci ha messo un po'. È l'oro olimpico che ti spinge? È la mancanza di un oro olimpico che ti spinge a questa nuova avventura? No, assolutamente no. Quello che mi spinge ad aver preso le giovanili, poi il Busto Arsizio, adesso la nazionale, è cose nuove. Perché quando uno mette un obiettivo così unico, a uno lo toglie un po' l'obiettivo è far crescere le squadre, giocare ogni partita per vincere, poi l'oro dipende da una partita, prima bisogna arrivare alla finale, se no facciamo come l'europeo, se no facciamo l'europeo di calcio, che prima non potevamo giocare. Poi ha vinto l'Europeo del Calcio, già volevamo vincere il Mondiale, noi ancora non abbiamo iniziato, veniamo di un periodo un po' travagliato, già parliamo dell'oro olimpico. Calma, palla sotto il piede e alzare la testa. Prima parlava della difficoltà di accettare gli errori, i giovani oggi penso abbiano anche difficoltà ad accettare un semplice no, uomini o donne non cambia. Trova questo cambiamento allenare nel corso della sua lunga carriera, oggi con i giovani? Più difficile, prima faceva l'esempio dei nostri nonni, no? Io credo, io non credo che i giovani facciano fatica a accettare un no, io credo che sono gli adulti che fanno fatica a dire no. Importante. E non i giovani lo accettano il no, basta dire un no deciso però, dirle sin da piccoli. No un no
e dopo che piangono un po' diventa sì dopo 5 minuti, con tal che non rompano quando sono bambini, e lo stesso quando sono adolescenti, non piangono, però insistono e uno molla. I giovani hanno una capacità di adattamento straordinaria, lo abbiamo anche noi adulti, straordinaria, ma i giovani ce l'hanno ancora di più, loro si adattano. Siamo noi che dobbiamo essere chiari con i giovani, non parlare che i giovani sono peggio di una volta. Quello è un modo solo di dire che noi siamo meglio di loro, e io non penso che noi siamo meglio di loro. Ancora una domanda poi. La nazionale femminile, mi posso chiedere un commento su quello che è accaduto nei giorni scorsi, come si pone insomma, ecco, sull'argomento, come parlando di femminicidi contro le donne? Allora, come mi pongo è ovvio, come si pongono tutti, però è quello che io sopporto poco è che ogni volta che c'è un caso, in questo caso uno dei 22 anni, cominciamo a parlare come sono i giovani da adesso, proprio non lo sopporto, in nome di tutti i giovani che sono bravi giovani, non lo sopporto questa cosa qua, come quando un immigrante ruba, allora gli immigranti rubano. E tutti quelli che rubano, compreso quello che hanno rubato a me, per esempio, le banche americane, che mi hanno fatto perché un immigrante mi ruba quello che mi hanno rubato le banche americane, devo uscire di casa tutti i giorni per 10 anni che mi rubino 100 euro. Però l'immaginario collettivo non vede questo come problema, però se un poveretto ruba un cellulare bisogna fucilarlo. Questa è la stessa cosa, un ragazzo di 22 anni ha ammazzato la fidanzata. E oggi sentivo un podcast, che non voglio fare pubblicità, che sento 13 pagine in un giornale, 11 nell'altro, parlano tutti, quelli che sanno, quello che non sa, tutti hanno conclusioni, certezze, non voglio sommarmi a questi, non voglio sommarmi a quelli che hanno certezze su questi temi.